Qual è il modo migliore per compostare o comunque per valorizzare i rifiuti verdi, o meglio gli sfalci e le potature? Il video di oggi è un video estremamente particolare, non che gli altri non lo siano, ma questo lo è ancora di più per certi versi, perché non vi voglio presentare delle soluzioni particolari dal punto di vista del risanamento ambientale o cose di questo genere. Però voglio affrontare con voi un tema abbastanza pratico che riguarda molte persone e anche molte attività che hanno a che fare con il rifiuto verde, perché vi voglio introdurre proprio alcune caratteristiche del rifiuto verde, quindi sfalci e potature, ma vi voglio anche anticipare, o perlomeno non le voglio proprio anticipare, voglio semplicemente citarle proprio in questo esatto momento. Ricordatevi il rifiuto verde come un ottimo coadiuvante in numerosi interventi di risanamento ambientale che vedremo nel prossimo futuro. In modo particolare ce n'è uno che vi voglio raccontare però in dettaglio con maggiore calma e veramente anche con un po' più di enfasi, perché è stato veramente uno degli iniziatori, se non addirittura l'iniziatore di tutto il filone dei metodi naturali per la decontaminazione ambientale, che arriva dagli anni 80 e che è basato in una delle città che sono state un po' le culle o la culla della decontaminazione naturale, che si trova in una lontana, proprio anche proprio temporalmente e dal punto di vista dello spazio, ex base militare americana dell'Oregon, ma lo vedremo in un successivo momento. Per il momento tenete a mente il fatto che i rifiuti verdi possono essere un ottimo coadiuvante nella realizzazione di interventi che sono atti a risanare l'ambiente dalla presenza di numerosi inquinanti. Tuttavia, il rifiuto verde, quando si pensa alla sua possibilità di compostare, quindi la possibilità di compostarlo, evidentemente determina una serie di problemi, perché nella maggior parte dei casi, se voi fate appunto delle ricerche in rete oppure ne avete esperienza diretta, emerge che questo rifiuto verde non restituisce poi un compost di eccezionale valore. Quindi ci sono tutta una serie di studi, di attività, di ricerche che sono proprio finalizzate a fare in modo di trovare la migliore formula possibile per garantire proprio la valorizzazione, il miglior valore possibile a questo particolare tipo di compost, e quindi sarà il caso di addizionarlo con particolari additivi affinché questi additivi, durante il processo di compostaggio, facciano capitare delle reazioni tali che poi al termine del processo stesso determineranno un maggior valore del prodotto finale. Quindi un video veramente molto particolare, molto proprio settoriale sul tema del compostaggio, e mi raccomando proprio mi raccomando di andare a recuperare, e vi raccomando di recuperare tutti i video. Vi lascio qui il link in sovraimpressione, o perlomeno il link in descrizione. Mi raccomando, andate a recuperare questi video sul compostaggio, perché sono veramente rilevanti, non soltanto ai fini di comprendere questo, ma proprio per capire il valore del compostaggio e del compost, che sono due cose diverse, ai fini della risoluzione di numerosi problemi di inquinamento ambientale. Quindi è possibile utilizzare il compostaggio, quindi il processo di fermentazione aerobica, vale a dire in presenza di ossigeno, di questi rifiuti, e quindi a seconda dei rifiuti ci possono essere delle proprietà diverse, e voi potete mettere anche dei materiali contaminati all'interno della massa di rifiuti in compostaggio, e proprio questo processo aiuta la decontaminazione. Ma potete utilizzare anche il compost finale, quindi il compost maturo, come decontaminante, per esempio come assorbente, come filtro assorbente o barriera assorbente, oppure come ammendante per migliorare le capacità assorbenti di altri elementi naturali. Quindi c'è tutta proprio una galassia di situazioni e di condizioni da tenere in alta considerazione, che riguarda proprio gli utilizzi del compostaggio, quindi il processo, oppure del compost finale, il prodotto a scopi ambientali. Nel video di oggi invece vi voglio presentare il processo di compostaggio, che deve essere addizionato di tre elementi naturali in una precisa formula che sto per presentarvi, e questi tre elementi naturali da addizionare in precisa formula conferiscono una maggiore qualità al compost finale, al punto di poter valorizzare molto meglio i rifiuti verdi, quindi gli sfalci e le potature, rispetto a quanto normalmente accade se vengono compostati in assenza di questi tre, diciamo, ammendanti, o comunque questi tre additivi.
In modo particolare si tratta degli additivi che vedete in sovraimpressione in questo cartello. Si tratta di cose molto semplici da aggiungere, sono il biochar, l'acido lattico e anche, ecco, lo incontriamo per la prima volta, è abbastanza particolare come elemento naturale, però tenetelo presente perché riguarda proprio gli stagni in modo particolare, sono i sedimenti che derivano dagli stagni. Vedete, vedete, sono tre elementi naturali, tre additivi che devono essere aggiunti ai rifiuti verdi, agli sfalci del potatore, durante il processo di compostaggio, quindi prima di compostare vengono addizionati. E poi si ha questa miscela di biochar, acido lattico e sedimenti di stagni che vengono aggiunti ai rifiuti verdi e la fermentazione consentirà di ottenere un compost maturo di maggiore qualità rispetto all'assenza di questi tre additivi. Però vi ho detto prima che c'è una formula particolare da seguire e la formula riguarda le proporzioni che questi tre additivi naturali devono avere quando vengono messi proprio in fermentazione insieme ai rifiuti verdi, agli sfalci del potatore. E in questo cartello, che passa adesso in sovraimpressione, potete trovare le percentuali. Si tratta di una formula abbastanza specifica perché vi dice che c'è un biochar al 5%, l'acido lattico allo 0,5%, e invece la componente preponderante, la componente più importante è quella dei sedimenti dello stagno che arrivano al 20%. Quindi questa è una formula da applicare in questa maniera, quindi ci sono le percentuali, quindi è facile ricavare le quantità sulla base appunto della totalità in peso della massa che è in fermentazione, quindi degli sfalci potatori, potete calcolare queste percentuali e addizionare questi tre elementi. La cosa molto interessante che accade quando si aggiungono questi tre additivi, al di là del fatto che comunque il compost ha migliore qualità e quindi una qualità migliore rispetto a quando questi non ci sono, sono i tempi, perché si tratta di avere la possibilità di ridurre i tempi di compostaggio, quindi del processo che porta alla formazione del compost, perché qui il tempo si raggiunge, quindi la maturazione di questo buon prodotto è migliore rispetto all'assenza di questi tre additivi, si ottiene in 32 giorni di tempo. Proprio il tempo uguale a 32 giorni, in 32 giorni, quindi poco più di un mese, un giorno più di un mese di 31, o due giorni più di un mese di 30, potete immaginare che sia un buon risultato, un migliore risultato rispetto all'assenza di questi tre additivi e quindi chi ha la possibilità di farlo, laddove c'è la possibilità di farlo, perché comunque ci vuole una certa disponibilità, soprattutto per quanto riguarda la componente più quantitativamente importante, vale a dire i sedimenti che arrivano dagli stagni, c'è la possibilità di farlo, quando c'è la possibilità di farlo, conviene farlo, perché restituisce un prodotto migliore. Senza entrare troppo nei dettagli, vi voglio però presentare in alcuni cartelli, in alcune slide, proprio quali sono le caratteristiche, perché fondamentalmente questi tre elementi naturali e additivi hanno la capacità di conferire delle migliori qualità, delle migliori proprietà al compost finale. Ecco, in questo primo cartello trovate elencate alcune caratteristiche che sono tutti proprio i miglioramenti che si hanno aggiungendo questi tre additivi. Vedete che ci sono tutta una serie di parametri, come per esempio la capacità di trattenere l'acqua, la conducibilità elettrica, anche il fosforo, quindi stiamo parlando anche di nutrienti come fosforo, come potassio, come azoto, ma anche la decomposizione della materia organica e anche l'indice di germinazione, che evidentemente ha delle caratteristiche importanti, cioè è molto importante perché vi consente di predire quella che sarà poi la capacità che questo compost finale ha di indurre la maturazione, abbiamo detto la germinazione, per piantate dei semi, la possibilità di portare questi semi a maturazione e far crescere la piantina. Quindi la facilità al favorire lo sviluppo della vita vegetale nei terreni che vengono poi ammendati con questo particolare compost. Tutti quei parametri tendono ad aumentare, vale a dire c'è un miglioramento di tutti i parametri che avete visto nella slide precedente, ci sono anche delle proporzioni, ecco, ve le metto in questo cartello senza entrare nei dettagli, vedete che però ci sono proprio degli aumenti, 51%, 48%, 170% addirittura
93%, 119%, 157%, 119%, vedete che sono tutti aumentati questi parametri e vengono aumentati addirittura di ordine di oltre il 100%, quasi il 200%. Quindi questo vuol dire che l'aggiunta di questi additivi determina un incremento notevole di determinati parametri, di determinate proprietà che poi conferiscono al prodotto finale una qualità maggiore. Ecco, in quei parametri c'è la risposta alla domanda perché questo compost finale è migliore rispetto, cioè quindi quando si mette questi tre ingredienti, quando questi tre ingredienti vengono aggiunti, ecco questa è la risposta alla domanda perché il compost è migliore, perché durante il processo di compostaggio ci sono tutti quei parametri aumentati proprio grazie all'aggiunta di quei tre additivi. Non soltanto questo, ci sono poi delle altre caratteristiche aggiuntive, senza entrare troppo nei dettagli, ecco ve le sintetizzo in questo cartello. Vedete che aumenta l'attività di alcuni enzimi, come per esempio la cellulasi, anche la lignino-perossidasi e la laccasi, quindi l'attività enzimatica viene aumentata e questa attività enzimatica aumentata è importante sia per le caratteristiche poi della qualità del compost stesso, sia per altri processi metabolici e microbici che possono avvenire all'interno della massa dei rifiuti durante la fermentazione. Quindi c'è anche un maggiore corredo enzimatico e quindi una maggiore diversità anche microbica e di azione che questi microrganismi esercitano a livello della massa dei rifiuti in decomposizione e in fermentazione durante il processo di compostaggio. C'è poi un altro cartello, che è questo che vedete proprio che passa adesso in sovraimpressione, che dà degli ulteriori riferimenti su quello che questo è in grado di fare. Infatti, vedete che c'è proprio un aumento dello scambio di gas, della ritenzione idrica e anche, ecco, lo vedete proprio adesso, conseguenza di quello che abbiamo visto prima, cioè della secrezione microbica degli enzimi, quindi aumentano proprio le secrezioni che hanno una funzione di accelerare la decomposizione degli sfalci e delle potature. Quindi dovete immaginare che c'è un miglioramento delle proprietà in generale, ma c'è anche una migliore decomposizione. Questa migliore decomposizione dovuta all'attività dei microrganismi è quella che consente di ottenere, in ultima analisi, un compost migliore rispetto all'assenza dei tre additivi visti all'inizio. Quindi, in sostanza, dovete immaginare che si decide di aggiungere questi tre elementi naturali in quella particolare formula, in quella particolare proporzione, semplicemente perché si vuole migliorare le caratteristiche finali del compost. Quindi è una cosa estremamente semplice, è una cosa però importante perché vi fa capire ancora una volta che c'è la possibilità di migliorare quello che la natura normalmente può fare aggiungendo degli altri additivi che proprio vanno in questa direzione. Ricapitolando, quindi ricordatevi che lo smaltimento degli sfalci delle potature può essere migliorato, nel senso che si può arrivare ad un miglior compost, quando si tratta appunto di fare il compostaggio per ottenere il compost maturo, semplicemente con l'aggiunta di quei tre additivi che avete visto all'inizio, quindi in modo particolare il nostro amico Redivivo Biochar, veramente sempre presente e sempre utile, l'acido lattico e i sedimenti che arrivano dagli stagni. Ricordatevi anche le proporzioni, ecco che vedete nel cartello di ricapitolazione finale, perché queste rappresentano proprio la formula da seguire per poter avere successo. È un vantaggio, nel senso si può fare bene comodamente perché sono espresse in percentuale di peso, per cui basta fare i calcoli e questo si può ottenere. Poi ovviamente dipenderà dalla disponibilità soprattutto dei sedimenti degli stagni e naturalmente, ecco ve l'ho voluto segnare, è importante che biochar e sedimenti degli stagni non risultino però contaminati, perché se risultassero contaminati ci sarebbe un rallentamento dell'azione di degradazione. Tenete presente che c'è un miglioramento di tantissimi parametri e c'è un aumento della secrezione enzimatica da parte dei microbi, che quindi va a determinare una migliore digestione, ovvero una migliore fermentazione, e il rifiuto verde, quindi gli sfalci e le potature, vengono ad essere decomposti in maniera più efficace. Questo alla fine è il risultato finale e soprattutto è il motivo per cui il compost risultante è di molta migliore qualità rispetto al compost che può essere fatto in assenza di questi tre importanti additivi naturali.
Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video, un video davvero semplice. Si tratta semplicemente di prendere tre additivi, di aggiungerli ai fiuti verdi, agli sfalci delle potature, per ottenere un compost migliore. È però importante il concetto, cioè anche di fronte a delle situazioni che magari dal punto di vista naturale possono succedere e possono accadere, possono dare dei risultati anche buoni, però magari non sono straordinari, come nel caso del compost finale, che se viene fatto così come esso è, senza additivi, non è di straordinaria qualità. Basta aggiungere degli altri additivi, degli altri elementi naturali per migliorare queste cose. Questo avviene anche in molti casi per aiutare, amplificare le capacità di decontaminazione ambientale proprio da parte dei microrganismi implicati nel compostaggio, però magari non farebbero un buon lavoro se all'interno della massa di rifiuti in fermentazione non venisse aggiunto qualcos'altro. Ricordate sempre, tenete bene a mente questa cosa importante che proprio riguarda la possibilità di aggiungere qualcosa per migliorare il risultato finale. È veramente un paradigma di riferimento, può essere fatto in tante occasioni, in questo caso per esempio può essere utilissimo per aiutare la valorizzazione di un rifiuto che normalmente non è di così eccezionale valore. Grazie ancora per aver seguito il video, mi raccomando seguite anche le pagine della fabbrica, leggete l'articolo corrispondente che esce in contemporanea e vi aspetto sia sulle pagine del sito sia sul canale YouTube ufficiale di Fabbrica Ambiente per affrontare altri temi di grande importanza e rilevanza, sempre con le soluzioni naturali 100% ecologiche per una transizione ecologica vera, che è quella che ci interessa, che è quella necessaria, che è quella che conta più di ogni altra cosa in questo momento per il nostro pianeta. Grazie ancora e a presto.